Allora, la prima delle caratteristiche particolari di Vauban, abbiamo detto, è come viene intesa la mobilità. A Vauban è stata fatta una scelta assolutamente radicale, già quasi 30 anni fa, che se le cornacchie che stanno cantando ci permettono di farvela dire, proviamo a dirvela. Di nuovo guardate come è fatto il quartiere, c'è una strada principale, un'allée principale e al suo lato ci sono quattro strade a ferro di cavallo fatte a sud e tre strade a ferro di cavallo a nord. In tutta quest'area abitano 5.500 persone. Lungo la strada principale e le strade a ferro di cavallo ce ne sono 3.500. Queste 3.500 persone che abitano qui non hanno un posto per poter parcheggiare la loro auto. Se hanno un'auto, devono comperarsi un posto auto, una riga tracciata per terra, in uno dei due garage di quartiere. Ma dentro, sotto casa, la loro casa non ha un garage e sotto casa non possono parcheggiare. Le strade sono quindi restituite ai ragazzi, restituite alle persone, restituite al gioco, ai pedoni, al camminare, allo stare insieme. Il risultato di tutto questo lo possiamo vedere da questo dato, il dato forse più importante, number of cars. A Vauban ci sono 172 abitanti, 172 automobili per 1.000 abitanti. Questo dato è circa 2 volte inferiore a quello dell'intera città, 3 volte inferiore a quello di un paese europeo normale. Addirittura in un paese come l'Italia, come la Germania, ci sono circa 600 automobili per 1.000 abitanti. Qui sono 3-4 volte di meno, con un risultato che adesso vi andiamo a far vedere. Continuiamo a parlare della strada principale, dell'allée principale, ma è veramente una strada? Dietro le mie spalle si vede questo spazio tra le due file di case che saranno circa 30 metri circa. Ma vediamo a che cosa sono dedicati questi 30 metri. Prima abbiamo un grande marciapiede per le persone che sarà largo probabilmente 6-7 metri. E poi dopo abbiamo uno spazio verde per il gioco e per la raccolta delle acque piovane quando piove. Quando non piove i ragazzi, i bambini possono giocarci dentro. Poi dopo abbiamo il trasporto pubblico, che lo vedete dove passa il tram, che attraversa l'intero quartiere con 3 fermate. E poi, soltanto dopo, abbiamo una strada, ovviamente con l'obbligo dei 30, come in quasi tutta la città, per le automobili. Cerchiamo di spostarci prima che ci investano. E poi di nuovo un altro marciapiede, anche questo sotto i portici delle case, largo 3 metri. Avete visto quindi quello che succede? In uno spazio, praticamente in una sezione di quasi 40 metri, soltanto 3-4 metri sono dedicate alle autovetture. E adesso facciamo un'altra cosa, andiamo a vederle queste stradine, queste strade dove le auto non possono parcheggiare. Seguitemi. Eccoci, questo cartello indica la cosiddetta Spielstraße, la strada gioco. Sono strade in cui è vietato parcheggiare e sono strade in cui le auto sono obbligate a entrare a passo d'uomo, possono fare al massimo 7 km all'ora e possono entrare soltanto per carico e scarico. Una persona abita in una di queste case che vedete, può entrare in macchina per vuotare quello che ha comperato, per portare a casa la spesa e poi se ne deve andare immediatamente, se ne deve andare e la strada rimane pronte per giocare. Vedete, ci sono per terra i segni dei bambini che giocano praticamente sull'asfalto. In questo modo le strade sono di nuovo di proprietà delle persone e non proprietà delle auto.